Ragazze, inizio con il salutarvi da questa location alternativa. Oggi io e Marta faremo un video insieme sui nostri preferiti del mese di Novembre. novembre e siamo a casa sua, quindi la luce è quella che è. Questa è giallina. E siamo un po' giallina. Tu devi venire di qua, però, sai? Ah, Vieni. Raccatta la tua roba. Allora, io forse ho una cosa in più delle 5 che ti avevo detto. va bene. Ok, facciamo vedere una cosa ciascuna. Ciascuno, uno. Oggi io ho comprato questo da H&M. E io questo? Sapete che avevo perso il mio cappello con i pompon? Non è proprio lo stesso, però è un degno sostituto e quindi per familiarizzare lo terrò durante il video. Allora, inizio io. Vai. Pesco, pesco, pesco. Tu hai roba di make-up? Sì, una. Ok, iniziamo con una cosa di make-up che è questo fondotinta della Revlon che si chiama Revlon Photo Ready InstaFix. Allora, questo fondotinta me l'aveva suggerito Giulia Cova e lo utilizzo tutti i giorni a lavoro perché ci va un nanosecondo metterlo, perché è esattamente del mio colore della pelle e si mette velocissimamente. Quindi io faccio così, poi massaggio come se fosse quasi una cremina e ha una consistenza, una texture veramente molto morbida, senti? Bello, Sì, dà la molto giusta, bello. coprenza, si stende in fretta, non fa effetto mascherone, si stende veramente in fretta, cosa che va bene per l'appunto quando si ha poco tempo. Io ho il colore, qua, Golden Beige 170, quindi Revlon Photoready InstaFix. Next. Vado io. Sì. Allora, il mio primo preferito di novembre viene dalla Francia, dal nostro weekend. E Sì, di shopping. questo che è? Ed è di Bobby Bobby Brown. Brown ed è un favoloso ombretto luccichino. Bello. Aspetta che lo avvicino io. Vai. Allora, si chiama Silver Heather. Heather. Silver Heather. Eccolo qui. Sembra un po' giallino però. Sì, dovresti venire a casa a fare una faccetta per far vedere questa cosa qui. Praticamente questo voi ve lo Magari un po' si mettete vede. sulla palpebra, sopra qualcos'altro, ed è un... No, non si vede niente. Ed Niente. è un tripudio di luccichi meravigliosi. Se un giorno me lo Ma presti, certo. facciamo una faccettina e lo faccio vedere alle girls. Quindi, Certo. Bobby Brown, Francia. Va bene. Ok. Nel frattempo tiro fuori io la seconda cosa, che è una crema viso. Questa ce l'hai anche tu. Sì, Allora, bella. questo sì, questa crema viso è di Skin Labo ed è una anti-aging day cream per tutti i tipi di pelle. Allora, io e Marta, tra l'altro, siamo andate insieme. Siamo andate alla presentazione di questa linea qua, Skin Labo si chiama, perché uno dei due proprietari è di Torino. Hanno rilevato questa azienda che esisteva già a Svizzera, se non sbaglio, lui e un'altra ragazza. E per l'appunto mi avevano invitata alla presentazione e mi ero portata la mia accompagnatrice Marta. Ed è una crema che abbiamo sia io che lei, perché ce l'avevano regalata a fine serata, che ci è piaciuta molto, devo dire la verità. Sì. È una crema giorno, io ho tolto il coperchietto perché mi dà fastidio. È una crema giorno dal profumo buono, perché è profumata ma delicata. A me non piacciono le creme totalmente senza profumo, soprattutto per il viso. Comunque, secondo me il profumo è una coccola in più alla crema, anche se la crema viso, anche se poi non mi piacciono particolarmente profumate. Questa ha una texture veramente leggera, perché ci si può anche truccare subito dopo, però è E bella. asciuga subito Sì, si anche. asciuga subito, è bella idratante. I prezzi di questa linea sono contenuti perché loro vendono solo online, hanno questa politica qui per mantenere i prezzi più bassi, quindi solo online. Vi metto il link sotto. Io ho provato solo questa crema finora, quindi non mi posso sbilanciare più di tanto, però questa che sto provando mi sta piacendo, la pelle è idratata, anche se adesso a Torino fa freddo, quindi ecco, l'inverno ormai è arrivato, mi sta idratando bene, si asciuga in fretta, profuma, non costa tanto, quindi yes. Approvatissima. Il mio secondo preferito è questo contorno occhi della Puro Fi ed è pazzesco. Lo metto ogni sera qua dove ci sono le rughette ed è fantastico. Tra Lascia proprio la l'altro, pelle bella distesa, un po' caruccio come prezzo, però li vale questo assolutamente. l'hai comprato da Da Melissa. Melissa, sì. E,
Io anche avevo provato un campioncino di questo e devo dire che a me era piaciuto un sacco anche per le labbra. Sì, anche il contorno labbra, lo metto anche qua intorno. Io qua. Di Puro Fi ho 3 prodotti, questo no, però onestamente mi prenderei tutta la linea perché tutto quello che sto provando è tutto figo. E quindi, sì, sì. Go Puro Figo. Sì, assolutamente. Passiamo, tu quanti prodotti hai ancora? 1, 2, 3, 4. Ah, io anche, ok, perfetto. Il primo prodotto corpo è questo, ed è lo scrub corpo al melograno di Bioficina Toscana. È un prodotto che ho scoperto questo mese e quindi l'ho messo nei preferiti perché è quello che sto tenendo in doccia in questo periodo. Ha un profumo particolare perché è fruttato ma non è dolcissimo, un po' da spa, proprio lì. Sì, sì, è un po' tipo linea spa. I granulini che ha all'interno non sono particolarmente aggressivi, però è facilmente massaggiabile questo scrub perché diventa sei di quelli che diventano un po' crema quando li metti, quindi non è molto aggressivo, va bene anche per le braccia, per dire, non solo per la zona a buchi, cellulite solita dove io faccio tipo delle raspature. No! Ah, è caduto un goccio d'acqua. Vabbè, niente, solo sul tappeto persiano della nonna. E una passatina, facciamo uno scrub al tappeto e mi ci sto trovando bene. È un profumo che secondo me è adatto anche all'inverno perché è abbastanza caldo. Sì, sì, sa d'inverno. Sa d'inverno, sì. Quindi scrub corpo. E tra l'altro ho visto sulla pagina di Bioficina Toscana, io non ho visto quest'anno le confezioni natalizie, però mi pare che abbiano fatto le mini taglie nei pacchettini, quindi se siete in cerca di regali natalizi date un'occhiata a Bioficina Toscana perché ha fatto delle cosine carine. Ok, io per il corpo direi che assolutamente questo è uno dei miei preferiti. Che buon profumo. Ed è, mamma mia, Palla di Lush speciale Natale con tutte le stelline, super profumata. Shoot for the Star. Sì, basta tenerla anche nel sacchettino. No, no, pazzesco. Adesso io lo avvicino così voi sentite il profumo. Bellissima, a parte essere bellissima. E poi le stelle sono proprio di burro. Ah. Sono il burro da bagno, quindi quando la palla esplode si possono prendere le stelle. Ma va? E spargersele. Posso venire a farmi il bagno una volta? Certo. Tra l'altro dovete capire che, dovete sapere che Marta ha comprato casa e la sta sistemando. Uno dei suoi primi pensieri è stato il cestino per metterci le palle di Lush. Sì, io ho la mania delle palle di Lush, quindi perfetto, buono. E questa è assolutamente una delle mie preferite, ma di tutte le palle questa tutte top. Le palle. Tutte le palle, questa è la top. Vabbè. Poi un altro prodotto corpo ed è di Organic Shop ed è un Lifting Body Butter. Questa praticamente è una crema rassodante al profumo di nocciola, che io quando ho visto profumo di nocciola ho detto perché io odio quello che profuma di cioccolato. Anch'io. Caffè, nocciola. Hanno usa questa? Mm. Ecco, esatto. Mi perché... sentire? Sì. Ma anche questa sta di Natale, sì, me. È buonissima, è molto compattina. È arrivato qualcuno. Bene. No, adesso mi vergogno. No, chi è tua mamma? Non lo so. Ma tanto ho detto non entrate. Ah, va bene. E comunque è da utilizzare in alternativa, tipo che ne so, io la metto quando la sera faccio la doccia, ma non ho voglia di mettermi la crema anticellulite perché non ho abbastanza tempo, uso questa da corpo a piedi. Idrata, si assorbe in fretta, ha un ottimissimo profumo. No, ottimo, il profumo è fantastico. Sentite il profumo come è buono. Costa anche abbastanza poco perché questa non è una linea molto, molto costosa e va benissimo appunto come rassodante quando non avete voglia di starvi a mettere oli o creme da massaggio, da massaggiare troppo tempo. Ecco, io spesso non ho voglia la sera di fare tutta la trafila, anche se dovrei, metto questa e via. Ed è super profumata, buonissima, ve la faccio vedere bene. Ok, ultime due cose. Ok, questa qua è una crema viso. Ah, quella che la nostra amica Federica ci ha fatto provare al mare ed è fantastica perché è una di quelle effetto freddo, quindi si applica su tutto il viso, si lascia in posa 10-15 minuti. Io non l'ho provata mai. E senti proprio la pelle rassodarsi, senti proprio tutto il freddo che sale ed è pazzesca. Ma è una crema o una maschera? Maschera. Oh, maschera viso, sì. Io non so come cacchio e fanno. Penso che questa per l'estate sia... una botta di fresco piacevolissima. Ah, mi ricordo, era quella che mettevi la mattina. Sì, 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 sì. Davvero ottima. E quanto deve stare in posa? 10 minuti più o meno, così. Buona. Poi a seconda di quanto sopporti il freddo, perché la tua pelle diventa proprio fredda, 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 fredda. Ok, e sì, quindi, rassoda. Sì. E quanto costa? Mi sembra intorno ai 23. Boh, adesso guardiamo. Guardiamo. Ok, ultime due cose.
Questo lo lascio per ultimo. Ok, questo profumo qua, Orchidee Riso Eau de Toilette Apiarium. Questa marca Apiarium in questo periodo sta andando di moda, perché sto vedendo che hanno fatto anche un evento, sì. Cioè insomma si stanno facendo strada adesso, io non l'avevo mai sentiti prima. Ed è una linea super profumata, sì. Questo è quello che mi hai detto l'altro giorno. Che buono. Sì. Non costa tanto, perché questo profumo qui, che comunque è 100 ml, cioè è tanto, costa 19 euro ed è buonissimo. È uno di quei profumi che quando io me lo metto a lavoro mi dicono: che buon profumo che hai, che cosa ti sei messa. Ed è sempre questo qui, perché lascia quell'effetto pulito, sì. Sì, di dolcino ma non nauseante. Ops, arriva altra gente. Insomma, Orchidea e Riso. E sì. Io la crema corpo di questa marca qua, mandorla e vaniglia. Buonissima, quel dolce, ma quel dolce piacevole. E poi rimane, nel senso, pur essendo un profumo, sì, da 19 euro, non è una cosa che dopo un secondo non la sentite più, ecco. Quindi... Sì, la crema costa intorno ai 12 anche. Ah, ok. Io ho anche il deodorante, però l'ho usato solo un paio di volte, non mi sento ancora di esprimermi più di tanto. Il deodorante l'ho preso al sale e qualcosa. Ah, l'ho visto, sale e rosmarino. Boom. Allora, questa è una new entry di novembre. Ottimo, ed è il tonico della Kiehl's, edizione limitata, alla calendula, infatti dentro ci sono proprio i pezzettini di calendula, e anche con il freddo dell'inverno è perfetto. Ma è profuma di qualcosa di particolare? Leggermente di erbette. Posso? Certo. E tu lo metti dopo... Lavo il viso e dopodiché passo questo col cotone, lo lascio asciugare e poi metto la crema, così i pori si aprono. E la crema prende meglio. Ma che brava. Ma ottimo. Il mio ultimo preferito è questo rossetto di Puro Bio, che è quello che avevo messo a Lisbona, nelle foto, okay, che ho fatto a Lisbona. Questo è il colore 04 ed è strafigo, perché è... Adesso sembrava tutto giallo con questa luce, ma io arancionino. Metterò una foto su Instagram. Guarda che bello. Bellissimo. Tipo un fucsia opaco, super pieno, dura, non costa tanto. Io questo me lo sono comprato, cioè l'ho visto da Melissa e me lo sono andato, cioè me lo sono comprato, non l'ho ricevuto. Ci tengo a specificarlo perché giusto. Pagare. E mi piace lo stesso. Bello. Ed è stupendo, nel senso, quel classico rossetto che se ti metti solo al mascara, questo rossetto qui a posto. E io finisco i preferiti con questa spilletta. Che cos'è? A forma di fucsia. A forma di fucsia? Sì, proprio fiore fucsia. Si chiama fucsia? Sì. Ah, ecco. A forma di fucsia. Si chiama fucsia. Sì, fucsia. Io ho detto: ah, compro questa orchidea. E la ragazza della bancarella di San Salvario Emporio mi ha detto: guarda che è una fucsia. Quindi ho detto: ah, va bene. Che carina. E la metto sempre tipo la sciarpa e blocco la sciarpa con questa spilletta. Con questa fucsia. Sì, e se guardate il sito di questa ragazza, che mi sembra si chiami In Sunset, ha tutti i fiorellini o le foglie autunnali, insomma fa le spille per ogni stagione. Che carina. Quindi sono molto carine, fatte in legno, fatte a mano da lei, dipinte. Pagata tanto? Pagata 15 euro, ma bisogna supportare i designer, quindi... Giusto, tipo lei. tipo me, e quindi l'approvo, bellissima, anche come regalino di Natale, perfetto. Abbiamo finito i nostri preferiti del mese, che intitoleremo questo video è tutto giallo, però vabbè, voi sappiate che noi abbiamo dei colori anche normali. E niente, vuoi salutare qualcuno? Mamma, papà? Saluto la mia gattina che, che è gialla e arancione anche lei. Gialla e arancione anche lei. Ecco. Ecco un gatto arancione per stare in tinta con il video. È vero, amore? Con i nostri capelli. Ecco, praticamente no. Sì, portiamo di nuovo a bere il latte. Stiamo bevendo il latte. Ciao, io sono Muni. Ciao a tutti. Salutiamo anche Harry. Ciao. Muni. Ciao.